noi come professionisti, secondo me, non siamo più in grado di determinare una funzione precisa e programmare il futuro degli spazi, in quanto la società stessa oggi come oggi non è più definibile secondo, non siamo standard, più standard, modello fornista, il modello della città compatta, il modello della città postmoderna, eccetera, eccetera. Ma lì il problema è proprio della funzione, perché magari negli spazi parcheggio, cioè, ci sono casi come avevamo visto a zona Clarina, sud di Trento, dove nel parcheggio fuori la zona ghiaie, praticamente il sabato e la domenica giocano a cricket. Dei pakistani, credo. Quindi anche lì la funzione viene totalmente ridimensionata, cioè non è qualcuno che disegna uno spazio per una funzione, ma è il cittadino, chi per esso, che poi utilizza lo spazio in una maniera diversa in quello che lui ritiene utile e che non trova altri spazi che farlo lì, insomma. Quindi bisognerebbe liberarsi di tutti i preconcetti funzionali, eccetera, eccetera. E secondo Foucault esistono delle eterotopie. Le eterotopie è come quando un bambino salta sul letto. Il letto non è più un letto che è letto per dormire, ma diventa qualsiasi cosa. Quei pakistani che giocavano a cricket vedevano quel parcheggio come un campo da cricket, però non c'erano le linee per terra, eccetera, eccetera. Quindi non è più una questione di forma, disegno, eccetera, eccetera. È come il cittadino o chiunque può vedersi uno spazio. C'era la tesi di una mia ex collega in Olanda, in cui come tesi ha trasformato una strada di Rotterdam, la strada principale di Rotterdam dove c'era il municipio, in aeroporto. È infattibile, però è un esercizio, cioè cosa serve? Ci serve per fare modo di vedere una cosa completamente diversa su una cosa impensabile, lasciando da parte tutto il discorso della sicurezza, dei regolamenti, dei codici, eccetera, eccetera. Questi esercizi qua dovrebbero scaturire qualcosa nella popolazione e quindi aiutare anche il processo di partecipazione, perché il processo di partecipazione adesso come adesso, secondo noi, è un placebo. Cioè il processo di partecipazione vengono attuati solo per accontentare delle proteste verso l'amministrazione, verso un torto che il cittadino si sente da parte dell'amministrazione. Fare questi esercizi di immaginarsi una cosa completamente astratta, a volte secondo me potrebbe aiutare per arrivare a dei progetti molto più concreti che non fa pensando delle cose concrete. Quando un cittadino riesce a riconoscersi in quello spazio, avere una percezione di familiare in quello spazio, che sia una strada di asfalto, che sia un'aiuola, che sia qualsiasi cosa, vuol dire che è un progetto ben riuscito. Tirando via questioni estetiche, piace o non piace, è riconoscere un luogo come familiare.